colonne di fumo nero, aria irrespirabile, fiamme alte a volte decine di metri e cittadini costretti a barricarsi in casa. Nelle enormi braci, accese dentro o vicino ai campi nomadi, nessuno sa con certezza cosa ci sia. Le fiamme avvolgono tutta Roma, ma il triste primato sembra appartenere alla periferia est della capitale, una lunga coltre di fumo in cui si agita lo spettro di una terra dei fuochi romana. Il nostro viaggio inizia proprio da lì, da Tor Sapienza, il quartiere ormai diventato simbolo del degrado delle periferie. Qui il problema dei roghi tossici, ai contorni dell'emergenza. Nei campi nomadi di Via Salviati, solo da gennaio a settembre scorso, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire 60 volte. Erika, il nome è di fantasia, abita a pochi metri da lì. Dietro la promessa dell'anonimato, racconta quello che per lei è diventato un inferno quotidiano. Non si respira né di notte né di giorno, anche d'inverno comunque con le finestre chiuse l'aria entra, è respirabile, quando si beve l'acqua, l'acqua è amara, pizzica la gola, metti i panni e rimane la puzza del plastica bruciato, non si sa di cosa, rimane proprio nei polmoni, niente, è una cosa veramente, è una cosa assurda, tante volte preghi Dio che il vento tira da un'altra parte, così almeno respiri una boccata d'aria. Poi quando esci lasci un attimo la finestra aperta dentro casa, perché uno un po' di ventilazione dentro casa la lascia, sia mai, per carità. Diventa una situazione invivibile. Sì. Sembra un'esagerazione, ma noi abbiamo invitato sempre tutti, chiunque, a venire una giornata lì a casa per fargli respirare l'aria e a vivere quello che viviamo noi. Anche quando non c'è il rogo, la puzza c'è sempre. È quello che non si capisce, si vedono sti fumi, sembrano i piccoli geyser che esce, tutti sti fumi, però anche se non c'è il fuoco, quindi è perenne questa cosa. Quindi abbiamo pensato che addirittura c'è proprio qualcosa nel sottosuolo e hanno fatto analizzare l'acqua e non è uscita una cosa buona, non è anche l'acqua è inquinata. Una situazione denunciata più volte dai residenti, come Roberto Torre, portavoce del comitato di quartiere, che da anni segnala il problema con lettere ed esposti. Abbiamo grandi difficoltà nella sopravvivenza quotidiana, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento creato da questi roghi continui, costanti, a volte tre volte al giorno, a volte in piena notte, a volte di prima mattina molto presto. Puzza di plastica bruciata come se una massaia dimenticasse una padella sopra il gas, che prende alla gola, prende agli occhi, e sentire di notte, soprattutto l'estate, con le finestre un po' aperte, dover chiudere, barricarsi quando oramai ti ha già svegliato questo odore così nauseabondo, ti vengono quei conati, perché chiaramente stai respirando qualcosa che non è nello stato naturale. La preoccupazione è fortissima. La diossina non fa sconti a nessuno, quando ti prende è tardi. Non vorrei trovarmi, dopo il caso Eternit, in una situazione tale. Sono 10 anni che siamo sotto rogo tossico, su cui la politica, le istituzioni non hanno dato risposta alcuna. Questo ci preoccupa tanto, perché qui sono tantissimi bambini, tantissimi giovani. E per quanti anni ancora bisogna subire questa situazione? E non possiamo essere più considerati dei numeri. Il timore, come nella terra dei fuochi campana, è quello di respirare da anni diossina.